Ciao fanciullini e benvenuti a un altro breve video, ovviamente dedicato alla skincare. Questo è un video haul, non so come si pronuncia, penso che si dica haul, comunque dedicato alla skincare. Ho comprato dei prodotti della linea Vanicream e ora andremo a scoprirli velocemente insieme. Poi prossimamente vi farò un video dedicato a tutta la linea Vanicream. E per il momento vi invito a mettere un pollice in su, ad iscrivervi al mio canale, ad attivare le notifiche, a seguirmi anche su Instagram, Cristina Andrea Rosamiglia, e a mettervi comodi perché iniziamo lo spacchettaggio! Come vi ho detto, eccolo qui il pacco con i miei prodottini Vanicream. Io ho ordinato da un sito che si chiama iHerb. iHerb è un sito che vende prodotti skincare, che vende generi alimentari anche un po' particolari, diciamo sul dietetico, vende molti integratori, quindi dateci un'occhiata, iHerb, perché vendono molti prodotti che difficilmente si riescono a trovare nei nostri negozi, io dico sia in Svizzera che in Italia, e mi riferisco a linee anche particolari come la CeraVe, però la linea che ancora non c'è in Italia, la Renewing, Renewing Skin Therapy o l'Healing Ointment, prodotti così. Pensate, prodotti che sono difficili da trovare, lì sicuramente li potete trovare e molto altro di più. Come per esempio questa linea di cui vi parlo ora, la linea Vanicream, è una linea che non è conosciuta in Europa, ma è molto conosciuta in America. E adesso poi vi spiego mano a mano. Mi armo come una killer e lo spacchetto. Non sono... Non vorrei tagliarmi, sapete com'è? Non è il caso di farsi male ora. Non vedo l'ora. Ti ho aspettato così tanto. Mi sento come una bambina che spacchetta i prodotti, sì, i regali a Natale. Sentite che bello questo rumore. Prima però di parlarvi dei prodotti skincare di Vanicream, voglio farvi vedere anche due cose che non c'entrano ma che sono inevitabilmente del pacco, quindi piuttosto che diciamo farvi diventare curiosi fino alla morte, preferisco farvi vedere così sapete che cos'altro ho acquistato. Ed è questa che è una farina di cocco, ovviamente senza glutine, biologica. Perché la farina di cocco? Perché voi sapete che ho iniziato, diciamo adesso, a prepararmi a questo nuovo film, che ho preso questo nuovo ruolo, e quindi con questa farina di cocco e un altro ingrediente che vi farò vedere tra poco, io faccio dei tacos, delle tortilla, del pane, diciamo keto, quindi senza carboidrati, proteico, che non gonfia la pancia, che sazia e che ovviamente mi permette di perdere, tra virgolette, non questi 7 kg che ho preso in un anno perché ne ho presi 7, ma comunque perdere qualche chiletto, ovviamente poi andando a camminare, facendo addominali. E quindi questo è veramente un prodotto buono. Non ho comprato la prima, sono andata a fare delle ricerche, diciamo, prima di comprare, perché è la prima volta che affronto questo tipo di dieta, senza essere ovviamente super super fanatici, ma giusto per stare un po' più attenta, perché tra un mese si comincia. Ed è appunto questa farina di cocco nutriva e sono molto contenta, davvero, di provarla. Tra l'altro è senza glutine, no OGM, e vedremo, vi farò sapere. Potete fare anche dei pancake proteici, ma poi vediamo, eventualmente se vi interessa vi farò sapere. Un altro prodotto che ho preso per fare queste tortiglia, questi diciamo tacos chetogenici, è questo, è della Now Food, di cui io uso anche gli integratori molto buoni, ed è la farina integrale di psillo, o meglio la crusca di psillo, che serve come, se vogliamo, legante per dare consistenza, perché non avendo glutine la farina di cocco ha bisogno di qualcosa che comunque dà corpo e dà spessore. Tra l'altro
sono fibre solubili. Io ho visto che ci sono anche degli integratori per tipo andare in bagno fatti con lo psillo, quindi ci sono delle giuste dosi che non bisogna superare per evitare, diciamo, di farsela addosso, avete capito? Quindi io proverò a fare questa ricetta e vi farò sapere. Tu non ti muovere da lì, baby. Ora vi devo far venire voglia. Ah, guardate qua. Guardate. Guardate tutti i prodotti. Io adoro. Adoro alla follia. Allora, non sto qui a spiegarvi adesso di Vanicream. Vi posso solo dire a grandi linee che Vanicream, appunto, è una linea americana pensata per le pelli sensibili, intolleranti, reattive o con problemi gravi di eczema e dermatiti. Non sono dei prodotti che contengono tantissimi attivi, anzi contengono pochissimi attivi. Ovviamente la maggior parte di questi prodotti sono a base siliconica, che è l'unica cosa che può far guarire queste pelli, almeno la mia è l'unica. E ho voluto provare diversi prodottini. Ho voluto prendere anche questa, che tra l'altro è nuovissima, ed è la Vanicream Daily Facial Moisturizer, che è una crema per il viso a base di acido ialuronico e ceramidi. È un prodotto abbastanza nuovo ed è fatto proprio per le pelli sensibili, e ovviamente tutti i prodotti Vanicream non contengono coloranti, fragranze, lanolina, parabeni, formaldeide e tutti quegli altri conservanti, e neanche quei finti profumi. Oli essenziali, tanti sono detti anche profumi, a volte vedete nell'inci la scritta profumo e poi sono dei conservanti che vengono, diciamo, mascherati con la dicitura profumo. Non è comedogenico ed è senza glutine. Ora, questa crema che è nuova, che è, diciamo, un idratante per il giorno o per tutti i giorni, per tutti gli usi, è molto simile al facial moisturizer della CeraVe, quello PM, sapete, quello con le ceramidi, l'acido ialuronico. Sicuramente la marca CeraVe ha più attivi, no? Ha più attivi di Vanicream nei loro prodotti, ma anche perché non è pensata per una pelle con delle problematiche gravi o comunque acute. Può essere sempre usata in quei soggetti che presentano queste problematiche, però ovviamente, come dico sempre io, dovete provarlo sulla vostra pelle e vedere se la vostra pelle poi, diciamo, lo tollera, perché se non lo tollera è un altro discorso. Mentre con questa linea, che ha un po' meno attivi ma i soliti classici ingredienti che non possono far male, anzi possono solo far bene, andate sul sicuro se avete una pelle sensibile, intollerante, reattiva. Ma io voglio vedere che cosa ci dice la confezione. Allora, Vanicream Daily Facial Moisturizer è una crema ricca ma leggera, anzi lozione, che diciamo fornisce un'adeguata idratazione per il giorno e per la notte, quindi è sia per il giorno che per la notte. Non è comedogena, non occlude i pori, non è grassa, quindi non è unta, si assorbe facilmente, lascia la pelle morbida e profondamente idratata, ed è ottima anche come base trucco, quindi ricordatevi questa cosa, è ottima anche come base trucco. Poi farò un video dove io la proverò e vi dirò il mio feedback. Ovviamente non contiene, come vi ho detto, fragranze, lanolina, parabeni, senza glutine, e quindi ci piace tanto, per uso esterno solamente. E vediamo gli ingredienti, infatti. Acqua, squalene, e a noi piace tanto lo squalene perché è un olio, un olietto che idrata molto, e io trovo che dà anche un effetto molto plump, non so, è come se facesse la pelle succosa, e io l'adoro. Glicerina. Poi abbiamo l'acido ialuronico, la ceramide EOP, la ceramide NG e ceramide NP, ceramide AS, ceramide AP, quindi abbiamo veramente tutte le ceramidi, carnosina, la lecitina idrogenata, io adoro la lecitina, ha i fitosteroli che ragazzi adoro nei prodotti cosmetici, e ecco questo è quello che contiene. Come potete vedere, appunto, un idratante semplicissimo da usare. Sarà forse la nuova CeraVe? Lo scopriremo presto. Un altro prodotto di cui ero molto curiosa era il Vanicream,
La protezione solare, protezione 30, ovviamente filtri 100% fisici, resistente all'acqua, protezione fino a 80 minuti, è uno stick, cioè una specie di buono cacao in tubetto che voi spruzzate, lo mettete sulle labbra o anche per la zona attorno alle labbra. So che si può usare anche attorno al contorno occhi, perché ho visto una youtuber, Dr. Trey, che io seguo, lei è una dermatologa e lei lo usa anche come contorno occhi, validissimo, non brucia perché appunto sono filtri 100% fisici e non chimici. E vediamo che cosa ci dice. Aiuta a prevenire la perdita dell'acqua, protegge dai raggi UVA e UVB, non ha filtri solari chimici, è privo di gusti, fragranze, coloranti, ancora quelle masking fragrance, quelle finte fragranze, lanolina, parabeni, formaldeide e altri conservanti senza glutine, sono 10 grammi. E vi protegge water resistant fino a 80 minuti, quindi io direi che vale la pena provarlo e vi farò sapere, ovviamente vi faccio vedere com'è, non lo uso adesso, però vedete è un tubetto così che voi aprite e siete a posto, ve lo mettete, magari siete fuori e siete top, ottimo anche per l'inverno, protegge e idrata la pelle. Ma io direi di passare agli altri prodotti, che ne dite voi fanciullini? Un altro prodotto che ero molto curiosa di provare era il loro unguento idratante per pelle secca a estremamente secca, perché come voi sapete io uso già il CeraVe Healing Ointment, l'unguento curativo della CeraVe, che alcuni followers che mi seguono su Instagram mi hanno detto che è un po' introvabile. Si riusciva a trovare su iHerb, ma è scomparso. E quindi io, poi in Italia tra l'altro non è mai uscito, quindi c'è quella linea lì, anche in Inghilterra io lo compravo online, non l'ho mai trovato nei negozi, quindi ho deciso di provare questo per vedere se veramente è migliore o se può sostituirlo egregiamente. Tra l'altro una bella confezione, sono 368 grammi, ma vediamo che cosa ci dice. Adatto alle pelli sensibili, testato dermatologicamente, ovviamente senza profumi, coloranti, parabeni, ed è accettato dall'ente nazionale dell'eczema americano, quindi siete sicuri che se avete problematiche di eczema potete andare sul sicuro. I bambini possono usarlo perché ci viene detto che è kids friendly. E la cosa particolare di questo prodotto, come posso vedere, è che non contiene petrolato, non contiene petrolato, ma contiene cera microcristallina, microcrystalline wax, che è un eccellente occlusivo sigillante nei prodotti skincare, veramente ottimo. Quindi non è che c'è solo il petrolato, però ci sono anche delle cere, ed è per questo che io penso che sarà egregio, mi viene in mente, come maschera leave-in notte per il collo, per il décolleté, per il viso. Comunque anche la notte è sempre bello usare un prodotto ricco, un prodotto unto, proprio che nutre, no? E così al mattino vi alzate e siete belle che idratate. Vediamo che cosa ci dice. È un unguento gentile, effettivo, senza avere quella sensazione di grasso, non vi lascia grasso sulla pelle, molto facile da usare, a lunga tenuta e non è comedogeno. Tra l'altro non occlude i pori, è veramente una formula unica che fornisce un'intensa idratazione nella pelle senza esporla ai soliti e comuni irritanti chimici che ci sono nei tradizionali diciamo unguenti, e questo posso dirvi che è così perché mettono sempre delle sostanze che fanno un po' rabbrividire. Non contiene fragranze, profumi, fragranze mascherate, parabeni, formaldeide, senza glutine, e quindi andiamo alla grande. Ci dice che aiuta a prevenire la perdita dell'acqua dalla pelle e diciamo lenisce la pelle irritata, pruriginosa del corpo, del viso e delle labbra. Adatto anche per tutte quelle zone dove ci sono degli sfregamenti, tipo chi va in bicicletta, chi fa arrampicata, chi diciamo indossa dei vestiti, degli indumenti particolarmente diciamo
rigidi e quindi adatto per quelle zone che sono irritate da sfregamento. È una formula perfetta per chi ha la pelle secca, da molto secca, e anche chi è affetto da dermatite, da eczema, da psoriasi e anche da quel pruriggine, diciamo quella sensazione di prurito che viene in inverno. Applicare quando necessario su faccia, labbra, mani e corpo, insomma. E io aggiungo, applicarlo dopo la doccia, sulla pelle ancora bagnata, perché in questo modo avremo un'idratazione prolungata, bloccata nello strato profondo della pelle grazie a questo unguento che ne impedirà l'evaporazione. Lo proverò, vi farò sapere e probabilmente vi farò anche un video su tutti questi prodotti che sto parlando ora, che vi sto mostrando ora. Andiamo avanti? Io lo so che voi state morendo, volete sapere che cosa c'è in questa scatola, io ve lo dico, ve lo faccio vedere. Un altro prodotto che ho preso è questo, l'ho preso in una confezione piccola perché mi andava di prenderla piccola, non, essendo la prima volta che lo provo. È la Vani Cream, lozione idratante per pelle secca, molto secca, sensibile, anche questo approvato dall'Associazione Nazionale dell'Eczema, ed è una lozione che va bene per corpo, viso, mani, ed è ottima perché, essendo una lozione, risulta più leggera della crema che poi vi farò vedere tra poco, ed è questa una crema a mio avviso perfetta per quelle persone che sono alla ricerca di un semplicissimo idratante a base di petrolato, quindi è veramente un idratante che funge semplicemente come bloccante dell'evaporazione dell'acqua e che può essere perfetto come base trucco, ma anche come rimedio per quelle pelli irritate dai trattamenti. E qui mi apro una parentesi: peeling chimici, peeling fisici, retinolo, acidi, vitamina C, chi ne ha più ne metta, maschere irritanti. Quindi, se voi volete cominciare a usare il retinolo, innanzitutto rivolgetevi a un medico, a un esperto. Non rivolgetevi soltanto, non guardate soltanto i video YouTube, mi raccomando, con retinolo non si scherza. Però se volete iniziare, potete cominciare a applicare prima uno strato di questo idratante e poi, una volta che bello, diciamo, no, assorbito, potete cominciare col vostro retinolo, ovviamente a una percentuale super leggera, e questo vi farà in modo di mitigare l'effetto intenso del retinolo, ma anzi permetterà alla pelle di abituarsi piano piano. Può essere usato prima, come può essere usato i giorni successivi, quando poi si ha la pelle rossa, che si spella, che si sbuccia dalla vitamina C, dalle maschere, dai peeling. Ottimo, ottimo, ottimo. Vi farò un video dove vi parlerò anche di questo prodotto. È un idratante semplicissimo, senza pretese, a base ovviamente siliconica, petrolatum, che io amo. Mi dispiace se cercate prodotti naturali, questo non è il vostro canale probabilmente. Andiamo avanti. Allora, Vani Cream, crema idratante. Questa era la lozione. E questo 453 grammi è il barattolone di crema idratante. Lozione, crema, quindi sicuramente più ricca, più unta, più occlusiva. Io l'ho cercata, vi devo dire, nella confezione piccola, non l'ho trovata, allora l'ho presa. Stesso discorso degli altri prodotti, è senza coloranti, profumi, approvato dall'Associazione Nazionale dell'Eczema, testato dermatologicamente, adatto ai bambini, e vediamo che cosa ci dice la confezione. Una crema adatta alle pelli secche, irritate o sensibili. Idratazione a lunga tenuta, diciamo, long lasting hydration, non unta. Facile da spalmare e si assorbe, non come idrogena, e non blocca i pori della pelle. Diciamo che idrata molto bene, soprattutto quelle pelli irritate a quei normali prodotti della skincare che possono essere irritanti. Quindi se voi avete un'irritazione prodotta da un prodotto cosmetico che avete usato, potete mettere questa e dovrebbe, diciamo, alla lunga curarvela. Non contiene, l'ho già detto, profumi e quant'altro. Ogni prodotto di Vani Cream, lo ripeto perché per me è importante, questo è un canale che parla di pelle sensibile e quindi io sono una
una guerriera contro tutte quelle oli essenziali, profumi, fragranze. No, non li voglio nei prodotti skincare, ve lo dico, non lo voglio. E diciamo che è ovviamente più ricca e quindi è adatta per le pelli più diciamo esigenti e anche xerotiche, anche più mature, mentre questa sicuramente come lozione va anche bene per le persone che hanno una pelle normale, ma anche mista ovviamente come crema notte, o per le persone con la pelle normale ovviamente come crema base giorno. Adattissima, ottima anche come base trucco secondo me, perché tanti primer sono a base di petrolato e secondo me con questa siete top, mentre questa contiene due tipi di petrolato, quindi sicuramente è più ricca, ma già il nome crema ce lo dice. E io non vedo l'ora, vi dico, di provarla. L'avrò detto tipo mille volte, provarla. L'ultimo prodotto della linea Vanicream è questo, ed è Vanicream Gentle Facial Cleanser. Ed è un, diciamo, detergente viso delicato, anche questo senza profumi coloranti, molto simile a quello di CeraVe, ve lo dico già da come è fatto, molto simile, semplicemente senza attivi, perché la sua funzione è quella di detergere nel rispetto della pelle irritata, con problematiche, malata o comunque sensibile, senza dover portare nessun attivo, perché comunque il suo compito è quello di lavare, rispettando il film idrolipidico della pelle, la pelle irritata, sensibile e danneggiata. Se volete qualcosa di più, allora andate su quello della CeraVe, perché contiene le ceramidi, l'acido ialuronico, contiene la niacinamide, quindi indubbiamente un prodotto diciamo più lussuoso se vogliamo, no? Però quando ci sono delle problematiche, prima si cura il problema e poi magari dopo, una volta che si è sistemata la pelle, si può pensare a quello che è il problema anti-age o comunque di sì, anti-age o di usare gli attivi. Voglio vedere subito gli ingredienti: acqua, glicerina, coco glucoside. Ok. Quindi sì, veramente un detergente viso semplicissimo, senza pretese. Io non vedo l'ora di provarlo, sono 237 ml. Ma vediamo che cosa ci dice. Un detergente delicato che è stato formulato senza i comuni irritanti che aggrediscono il film idrolipidico della pelle, che sono presenti in, diciamo, i detergenti di tutti i giorni ordinari. Non irrita, non contiene profumi, fragranze, lanolina, parabeni. Efficace, ma allo stesso tempo gentile per la pelle sensibile. Aiuta a rimuovere lo sporco e i residui oleosi e anche il... Questo lo vedremo. Questo lo vedremo. E senza seccare la pelle o lasciare una sensazione oleosa, lascia la pelle perfettamente pulita, morbida, ottimo per tutti i giorni, senza sapone, senza olio, senza solfati, senza betaina, senza glutine, non comedogenico. Come si usa? Bagnate la pelle del viso, prendete una dose del prodotto, lo lavorate bene e poi lo sciacquate. Vi farò sapere indubbiamente. Qui cosa c'è? Diciamo che non sono della famiglia Vanicream, però ho voluto comprare questo Cetaphil, che è un idratante, un gel occhi idratante a base di acido ialuronico. La Cetaphil è una linea molto simile a CeraVe. In Inghilterra devo dire che se la contendono molto bene, ma anche in Italia ho visto che cominciano a parlare di Cetaphil. L'ho già visto in farmacie e parafarmacie. Idrata per 24 ore, ogni tipo di pelle. Illumina e liscia, diciamo, il contorno perioculare, ipoallergenico, a base di acido ialuronico, che è un potente idratante. Vedremo. Un inch abbastanza importante, come sto vedendo. Lo farò, lo proverò e poi vi farò sapere, ovviamente, come va. L'ultimo prodotto che ho voluto provare in curiosità era questa, la Ceramedex, che poi si può dire, guardando gli ingredienti, essere una... CeraVe, però diciamo a base naturale, a base di piante. Infatti ci dice che contiene la ceramide 3, che viene da origine vegetale, idrata e restaura la barriera protettiva della pelle senza profumo, ultra idratante.
ottimo sollievo per pelli estremamente secche e sensibili. Ok, e qui adesso devo fare un mea culpa. Io ho guardato gli ingredienti velocemente. Qua ci dice senza fragranza, ma poi sono andata a vedere, no? Nell'inci ho visto un inci abbastanza importante anche di sostanze naturali. Ricordatevi che le sostanze naturali sì, sono naturali, ma naturale non vuol dire innocuo, non vuol dire analergico, anzi vi ricordo che i veleni più grandi vengono dalla natura ed è un peccato che contenga questi estratti un po' ambigui come alcuni estratti dagli agrumi che non amo perché possono essere sensibilizzanti, poi è sotto il sole, possono creare macchie, estratti di edera, olio di rosmarino si sa che può essere irritante, non lo so, mi dispiace davvero tanto che l'ho comprata, avrei veramente risparmiato, peccato perché gli ingredienti sono fantastici, c'è olio di cacao in secondo ingrediente, olio di mandorla, olio di nocciolo d'albicocca, il capri trigliceride che è un olio chimico ma molto leggero, non capisco perché c'è l'estratto di mela che vabbè so che la mela contenente la pectina può veramente essere ottima, illumina la pelle, però tutti quegli estratti naturali possono essere, ripeto, allergizzanti, contiene il sodium PCA che è un idratante, la ceramide NP, la lecitina, i fosfolipidi che adoro, olio di soia, olio di canapa, fantastico, l'olio di canapa è fantastico, è molto lenitivo e molto nutritivo per quelle pelli stressate e anche diciamo senescenti se vogliamo, contiene l'acido linoleico, l'acido ialuronico, oriza sativa, l'olio di riso è un olio che adoro nei cosmetici perché è leggero ma contiene delle sostanze naturali che fanno bene alla pelle, estratto di calendula, estratto di sambuco che adoro. Ecco, forse la mia pianta preferita è il sambuco perché adoro, beh, faccio la gazzosa coi fiori, è una cosa di famiglia, ma è molto schiarente per la pelle e voi sapete che io adoro la pelle chiara su di me. Poi adoro, poi cosa c'è ancora? L'estratto di cetriolo, un'altra cosa che adoro, arnica, e poi cominciano questi strati di edera, di bambù, di rosmarino. Olio di girasole è ottimo che ha i fitosteroli e i tocotrienoli, all'antoina, sempre ottima. Poi c'è questo estratto di semi di pompelmo, penso che lo usano come conservante, la vitamina E. Non lo so, io qua dice senza parabeni, cruelty free che è importante, vegana, senza glutine. Vedremo, io la proverò e vi farò sapere. Fanciullini e fanciulline, questo video è finito. Triste ma vero. Vi invito a mettere un pollice in su, a iscrivervi al mio canale, Cristina Andrea Rosamiglia, attivare le notifiche in modo che non vi perderete i futuri video che verranno. Poi davvero ci terrei se voi poteste condividere ogni tanto qualche video che faccio, perché ragazzi, ragazze, veramente è difficile farsi notare, è difficile fidelizzare il pubblico, quindi io conto su di voi, aiutatemi, che voglio far crescere questo canale, dai che voglio arrivare a 1000, perché comunque più gente guarda i miei video, più sono stimolata a farne, no? Poi penso comunque di farli bene, no? E di essere anche un po', non lo so, un punto di riferimento per quelle persone che hanno una pelle sensibile, per quelle persone che vogliono fare due risate, perché penso di essere una persona molto divertente. E mi raccomando, iscrivetevi, mettete un pollice in su, attivate le notifiche e condividete questo video se vi va. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e vi invito a provare la linea Vani Cream. Sì! E soprattutto, se la provate, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao fanciulli!